Torna in ripiegamento difensivo Miloš a Campora, cerca la profondità su Giannetti, fermato, tocca d'esterno Arini, poi Castaldo. Che in estate è stato acquistato dal Parma, cartellino che era di proprietà del Napoli, poi firmato un prestito biennale con la squadra calabrese, con può salire Salzano sulla corsia di sinistra, si muove Torregrossa, il pallone per lui, va a sfidare Eli, ingresso in aria, Torregrossa le sue finte, vuol passare, Eli gli dice di no. Tentativo di rilancio del Varese, palla sporcata però da Faragò, Genevieve, Gonzalez di prima, l'idea è buona, buona però anche l'uscita di Rodrigo Eli che continua a gestirsi bene nonostante il giallo che ha beccato dopo solo i 6 minuti dall'inizio. Gelorea, ancora Porcari però, ha giocato un buon match in mezzo al campo, Lollo, anzi Bianco, lo scatto ad incrociare di Lollo con Rodrigo Eli trascinato a terra dall'avversario, calcio di punizione, fallo di Lorenzo Lollo, 40 secondi alla fine, Lores Varela, Sciaudone in sovrapposizione, partito Defendi, Defendi all'ala destra, il cross sul primo palo, cerca la girata Jean Silva, l'ultimo tocco è suo, arbitro da rimessa dal fondo, quando in realtà credo che Jean Silva avesse calciato ma sulle... Castiglia in verticale per Pucciarelli, a vuoto Rea, 3 contro 3 adesso Pucciarelli, arriva ai 20 metri, Pucciarelli in area di rigore, bell'anticipo di Rodrigo Eli su Verdi, aveva evitato bene Rea Pucciarelli, poi un po' tardato il passaggio, quindi invece sbaglia il rilancio Rodrigo Eli, pallone che termina nell'area di rigore di Bassi che mette in movimento in linea per la squadra di Sarri, azione a Verdi, poi Maccarone, inserimento di Castiglia che va via, palla al piede, viene fermato dall'altro numero 4 Rodrigo Eli che affonda il take e le mette in fallo laterale. Subito il cross per Rodrigo Eli, Castiglia alla limite dell'area di rigore, lo scarico per Valdifiori che riallarga a destra dove si fa vedere Verdi. Verdi, altra palla dentro, Rodrigo Eli ancora di testa, recupera Moro, Sottili ha richiamato a gran voce Pavoletti, attenzione Maccarone in area, Rodrigo Eli porta il pallone in fallo laterale guadagnando il rinvio dal fondo, evidentemente di Bastianoni. Quindi occasione sfumata per i rossoverdi. Antenucci, ancora in scivolata Eli, pallone che finisce in fallo laterale, stavolta la carambola premia il Varese. Con una forza chiara, occasione da rete per Pavoletti, lanciato in porta, fermato con le cattive da Zuparic. Ragusa, da solo contro tre, prova a sfondare, ancora Ragusa, con un po' di fortuna aveva vinto il rifallo, il pallone se l'era ritrovato tra i piedi Maniero, sarà calcio d'angolo per il Pescara. Pacopina a soffrire in tribuna, l'abbiamo visto inquadrato mentre Sansone e Laribi provano l'uno contro uno, ma Eli porta via la palla, Sansone commette fallo su Rodrigo Eli. Testa all'indietro ancora per Bittante, tutto di prima, Maiello però allontana, ma ancora su Arini che è sempre lì, non c'è fallo, il pallone è per Padovan che ingaggia un duello in velocità con Eli che però lo vince.